Vabbè, intanto qua vedete quella tecnica che abbiamo visto nei disegnini, cioè dell'alternanza dei corpi in macco nella maniera possibile. Notiamo intanto lo spessore del macco, che è quello che vediamo col classico cacciopesto, che probabilmente avrete già sentito più volte e più volte nominare. E altra cosa notevole è che le parti di restauro sono nettamente distinguibili dalle parti originarie, e questo ve ne rendete conto senza ulteriori discorsi da parte mia. E poi ecco, ci dica storicamente, ci parli di questa cisterna, magari poi dopo. Storicamente, sì, va bene. Questa cisterna intanto sarebbe un po' quella che avrebbe dato l'avvio agli scavi, nel senso che essendoci stata costruita una casa sopra, è stata liberata all'interno, è stata diciamo in qualche modo scoperta perché quello che era l'archeologo dell'epoca e sovrintendente alla regione insomma, che bazzicava la zona, ha visto che la cisterna è così grande, di conseguenza doveva esserci un complesso notevole ed è poi quello che è stato trovato. Acqua che era piovana. Non è sicura la fonte di quest'acqua, dovrebbe essere stata sorgiva, così almeno dice il testo, diciamo, storico, però anche se fosse stata piovana la decantava, diventava più cavida. E niente, questa cisterna poi veniva utilizzata per l'uso privato della villa e anche per l'uso delle navi, perché questa è una villa caratteristica, una villa di tipo residenziale, e questa è un'importanza notevole proprio perché ne aveva in abbondanza, insomma, di acqua. E poi è stata riutilizzata per il tempo. Sì, ora non lo so di preciso dirle in che modo, è stata utilizzata come casa, Come casa, eh. oppure magari in certe occasioni anche come nascondiglio, non lo so, cioè avrà avuto sicuramente tanti, tanti modi per essere utilizzata. L'ultimo utilizzo è stato quello appunto di ospitare delle cantine, dei pollai di questi signori che avevano costruito L'epoca più o meno di costruzione? L'epoca, questa è una seconda fase, riguarda più o meno l'epoca in cui sono stati trasformati i bagni, dovrebbe essere dunque, la villa, la prima fase risale alla fine del secondo secolo a.C. e questa sarà stata fatta 800 anni dopo. Ci sono state varie epoche, insomma, hanno iniziato con la parte abitativa, poi è stata aggiunta la parte rustica e con la trasformazione interna hanno costruito poi anche la cisterna, perché giù appunto nella casa c'erano i bagni, facevano la sauna e comunque poi anche probabilmente si sono ampliate le attività, arricchite, quindi questa cisterna ha dato modo ancora maggiormente di averne uno scopo. Ecco, volevo farvi notare un'altra cosa, vedete questo cacciopesto che tende al colore della silizio, che è l'origine storica della rosa lì, che l'avevo accennato. Tra l'altro questo è spiegato molto bene in quel libro Costruire in Liguria, che spero che riuscirete L'abbiamo avuto. Sì. Me l'ha fatto pagare No, niente. niente. Ale. Avete visto gli intonaci Ogni dentro? tanto lo sfondo Senza serve. cemento? Ecco, scusa Alberto, ma lei prima dove hai fatto i sassi? Lì come teneva la L'acqua come arrivava oppure si stiva? No, ma per la durata di interazione che c'è adesso. L'acqua quando piove, adesso qua sopra lì che c'è così, filtra dentro. Allora io dicevo ma come mai? Ah, perché era tutta fatta bene così e poi lisciata. Perché i romani non bevevano acqua, acqua piovana, vero? Sorgiva. Questa qua è sorgiva, quindi. Sì, qui però non sanno di dove veniva la sorgente. Io so di dove c'era la sorgente, ma non glielo dirò mai. Lo giuro. All'inizio, vero? Io da una parte che si chiama i Fontanelli. C'è ancora? Sì, certo. Non glielo dirò mai. No. Ma perché? Rispettiamo questo scherzo. Se no vanno tutti lì. Cioè, nemmeno io glielo dico. Però sono tutti bravi, sono tutta gente che questo e quell'altro, poi dopo quando uno gli suggerisce qualcosa, ma sbaglio si offende. Vicino qui, dove fosse. Qua c'è questo. Niente, a Daniele dicevo di quello che qua c'è una cosa per niente. Tutto tipo un sentiero, no? Che l'acqua veniva giù. Sì, non esisteva strada, non esisteva nessuno. Basta, quello era. Loro hanno trovato un sistema che erano bravi. No, viene da Luzia Roma. C'è che tuttora c'è quella.
sì, sì, ci sono due sorgenti. Allora, dov'è più o meno? Quando sei quasi tu all'ultima curva, poi c'è anche una più bassa che non è vecchia come quelle tue che dico io, è sempre piena. Dico, sarà 50 metri ancora un po' più bassa. Con le zone lì non ci sono case, non c'è niente. Se ho fatto queste cisterne ci sarà un motivo. Ma quindi le cisterne sono dal lato verso mare? No, verso Parole. Verso Parole, sì. Proprio sotto lì. Ce ne sono due cisterne, quelle che partiva la sorgente. Ecco, scusa Alberto, questa cosa qui? Questa qua è nuova, no? Si vede, no? Sì. È finita così, diciamo. Sì, come l'avevo detto io, che poi l'intonaco non verrà mai fatto, ma verrà fatto con questo sistema qui. Lì è dato con la cazzuola. Con la cazzuola, come ho fatto io ieri, col pezzetto lì. Loro vogliono queste, lo vogliono così, perché uno si deve rendere conto che è questo bene. Ho capito, va bene. La volta qui c'è una volta bocca in piedi. La stessa persona. La stessa volta che era là. Di male non c'era niente. Certo. Ecco, l'intonaco che si diceva, quello fanno con questo era... Difatti questo qua è di cacciopesto, però poi dopo devo fare quella parte da sopra, quella è la parte quella esterna invece è tutta di cacciopesto, vero? Tutto di cacciopesto, anche questo di cacciopesto, anche questo e vediamo le mani. Sì, sono qua. Daniele, qui riprendi anche la ghiera. Sì. Sì, sì, era l'appoggio. Dove ci appoggiavano? Loro non avevano tavole belle come le nostre, mettevano dei legni un po' grossi. Ah, intorno? Ah, quello è quello della centina. Facevano di qua, di qua. E quindi avanzava sempre quello. Era lo stesso sistema che abbiamo fatto noi, però loro avevano una buona. Ci rimaneva il pezzo. Ah, l'informazione della volta sta parlando. Sì, no, diceva che due ai lati, quei due lì, era l'appoggio dell'accendere, loro tavole piallate, la facevano con dei travi come li capitava, loro dovevano avere un bel appoggio. Rimaneva dentro, poi una volta che la rimanevano, sì, li pugnavano un po', poi si abbassavano, respiravano bene lo stesso. Ma quel buco lì? Questo? Sì, questo, vedi, quello lì. Enrica lì? No, quanti strati che ci sono? Sì, 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 c'è uno strato principale che è l'intradosso della volta, mm-hmm. a botte. Poi sopra c'è un riempimento fatto di pietre anche di grosse dimensioni con questa calce impastata, che poi però formava tutto un blocco unico. Quindi va anche lastroni che c'è sotto in mezzo. Noi ti avrebbe voglia di metterli a comporre la volta invece che riempirli. Invece... Mare. Molto meglio la volta un intervento di restauro. E purtroppo per gli architetti che progettano interventi di restauro la tentazione è forte lasciare un po' più marchio di fabbrica sulla bocca del tagliato. Yeah.
adesso gli intonaci della Maffei non credo. Fate voi, insomma. No. Non è perché c'erano gli schiavi che lavoravano gratis, così mi passavano le preparazioni. No, non voglio, ma sei tanto più buono. Intonaci della Maffei non ce la fanno a resistere così a lungo. Agricolo. Adesso vi faccio vedere la parte rustica dove c'è il frantoio che è rimasto molto conservato. Lì dopo non lo vedo. Questo vedete è un tipo di consolidamento di scarpata. Un pochino nuovo, l'abbiamo inventato noi. Sì. Una terra finta. Questa qua è la terra finta. Realizzata? Qui. Cioè, spiega segreto. Papà, cos'è sta terra finta? Un miscuglio. Qui c'erano dei grossi problemi, cadeva sempre la terra. Sì. Si riempivano... Si riempiva la canaletta. No, la canaletta l'abbiamo fatta noi. E allora la sovrintendenza voleva fare un muro, ma poi per fare un muro non c'erano i quattrini, E allora gli abbiamo fatto una proposta, proviamo a fare questo tipo di consolidamento. C'è sotto una doppia rete da gabbioni, una rete zingata, no? Chiodata tutta contro il terreno con dei grossi chiodi che abbiamo fatto fare. Chiodi, sono barre di ferro appuntite con un lato c'è una specie di gancio. Allora, stesa la rete, impiegata la rete, poi fatto un impasto con sabbia, cemento, della gunizia dentro che tiene un pochino sul materiale, non rende fisotropico, e poi l'abbiamo caricato con delle terre naturali per dargli il colore della terra circostante. È stato tutto rinzaffato così. Seguendo l'andamento del terreno e poi alla fine è solido. L'ultima mano si prendeva dalla terra proprio e si tirava contro in modo che rimanesse fuori il sassolino, queste cose qua. Sono due anni, tre. Ce lo vedono, lo fanno anche a Disneyland. Ce lo vedono, lo fanno anche a Disneyland. Prova a toccarlo, dopo te a sentirlo. Quindi l'impasto è stato fatto sul calce? No, questo qua c'è vento. Andate a toccarlo, a sentirlo. Adesso non si vede più quella allevata. Sempre con del cemento. Ma cosa ha usato? Cemento. Poi perché formano una specie, vedi quelle lì così, a punta, perché formano una specie di superficie irregolare interna. E quando tu colli dentro, se invece lasciassi liscia. Se lasciassi anche la faccia interna liscia, quando coli avresti praticamente una linea di pietre, il riempimento è un'altra linea di pietre, non molto legata. Invece quelle punte, quando coli dentro, si blocca tutto, non si vuole niente. Sì, certo. Perché poi sono anche tra. Dura migliaia di anni, cioè. Lo muovi proprio tu. Vedi, dentro c'è il mattone sbriciolato. Perché davanti meglio, legava meglio, sì, perché era polvere, quindi le fine legava di più, ma poi molto irregolare una resa. Vedete che sono a punta, come diceva Alberto, sono tutte messe con una faccetta qua, in modo che queste ora sono un po' più tongo al muro che è. Perché non le fanno più? Dove lo farete più avanti? Cioè facevano riempimento? Il riempimento? Poi questi sono pezzi che sono venuti via. Che all'interno facevano riempimento. Come vedete qua?
di pietra, poi buttavano dentro. Con le pietre più piccole e brutte. E all'esterno le pietre più grosse. Scusami, No, quello lì è un pezzo di coccio pesto, è un manico che ci ho messo io, che ho levato nel cavo. No, dicevo niente, praticamente all'esterno le pietre più grosse e all'interno sì, le pietre più regolari, cioè quelle che vedi. Poi anche loro probabilmente le avranno lavorate. Che si incastrano bene. Tutte di punta e poi dentro. Anche per grossi spessori tutto riempimento. Pietre buttate così. Questo qua. Guarda piano, questa calce qua, che come. Eccolo qua, che blocchi di roba, si possono muovere, non si stacca una pietra. Vuol dire che facevano una bella casa. Bravi verticali, una orizzontale, a verricello venivano praticamente pressata questa polpa perché già veniva liberata dal nocciolo, insomma la spremitura finale avveniva in questo, con questa pressa. Comunque se c'è anche il modellino che è stato rifatto di... avevano degli sportini che riempivano di questa polpa, le sovrapponevano una all'altra, poi schiacciavano, l'olio colava giù, andava nella canaletta, le vasche di decantazione nell'inferno, cosiddetto inferno.